Federico degli Alberighi, era un nobiluomo di Firenze che sperperò tutto il suo patrimonio per cercare di conquistare invano una donna borghese già sposata, Monna Giovanna. E infatti lui organizzò per questa donna banchetti e feste. Federico si ritrovò ben presto povero e decise così di trasferirsi in campagna, dove andò a vivere umilmente ma dignitosamente insieme al suo falcone, che rappresentava l'ultimo simbolo del suo vecchio splendore. E ben presto Giovanna rimase vedova e trascorse l'estate insieme a suo figlio nella sua villa in campagna, che non era molto lontana da quella di Federico. Però il figlio di Giovanna si ammalò e chiese per sentirsi meglio alla madre il falcone di Federico. Inizialmente Giovanna era titubante nel chiedere a Federico il suo falcone, poiché non voleva privarlo dell'ultima gioia che gli era rimasta. Ma alla fine a vincere fu il sentimento materno e così Giovanna decise di andare a pranzo da Federico per chiedergli il falcone. Ma Federico, non avendo nient'altro di prelibato da offrire, decise di uccidere il suo falcone e servirlo a tavola alla donna. E quando Federico venne a sapere del vero motivo della visita di Giovanna, non poté accontentare la sua richiesta. E poco dopo il figlio di Giovanna morì e la donna fu indotta dai fratelli a risposarsi, visto che era ancora molto giovane e ricca. Ma Giovanna decise che l'unico uomo che avrebbe sposato sarebbe stato Federico, poiché era, anche se era povero, aveva un cuore nobile e cortese. E così Federico si ritrovò da povero a ricco, da sperperatore diventò un buon massaio e un buon amministratore.